Con l'intronizzazione del busto reliquiario di San Corrado durante la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Molfetta, iniziano i solenni festeggiamenti per onorare il santo patrono della città e della diocesi di Molfetta, Ruvo Giovinazzo Terlizzi. Abbiamo pensato e abbiamo chiesto agli amici di Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo se potevamo, di comune accordo, lavorare insieme. Subito è partito il fatto di confrontarci, di scambiarci le idee. Cosa bella che quasi tutti e quattro noi avevamo la necessità e il bisogno di confrontarci. È partito subito questo gemellaggio, infatti siamo subito stati invitati il giorno 3 febbraio a San Biagio a Ruvo, poi ci segue Terlizzi, Giovinazzo. È una cosa che tutti la cercavano, ma nessuno aveva non il coraggio, il buon senso di dire partiamo. Noi abbiamo avuto questo intuito e abbiamo fatto un ottimo gemellaggio. Un fitto programma di appuntamenti che culmineranno il 9 febbraio, giorno in cui le reliquie di San Corrado di Baviera furono trasferite da Modugno, luogo della sua morte, a Molfetta. Ci saranno 5 falò distribuiti in tutta la città l'8 febbraio. Il 9, dopo il solenne pontificale in cattedrale, ci sarà il grande falò organizzato da noi del comitato, come ogni anno. Giusto un piccolo programma per appunto dare un segno di continuità negli anni precedenti e poi magari alla festa di luglio, dove viene di nuovo ricordato San Corrado, lì magari vediamo un pochino se mettiamo su qualche altra cosa per renderle ancora omaggio.